di molto soddisfacente. Ora non so se considera, ovviamente, tutto ciò che ho già fatto, presumo di sì, e presumo di poter fare semplicemente tutto dall'inizio. Sì, ok, il corno di Magnus. La città sta dormendo, ma la città sta dormendo anche perché penso che, presumo, siano anche un po' tutti morti, quindi, cioè, presumo dormano. Quindi, il corno di Magnus. Il corno di Magnus è la prima missione. Chi conosce anche un minimo cosa sia la città di Ubersreich sa magari che cos'è il corno di Magnus. Ma vederlo effettivamente in gioco, almeno a me, ha provocato un po' di emozioni positive. E ora vedremo. Io adesso non so se ho, beh, sicuramente difficoltà normale, non voglio esagerare, anche perché se devo farlo pure mentre parlo, mentre chiacchiero, non esagero con la difficoltà. E andrei sul pubblico. Se si unisce abbastanza in fretta una buona quantità di giocatori, non lo so, perché per ora ho giocato solamente in privato con un amico, e gli altri due erano governati dal computer, quindi non lo so se si uniscono giocatori. In cerca di una partita in Europa. Se non si avviano subito, semplicemente giocherò io da solo con dei bot. Anzi, a volte penso sia pure meglio, perché... Anzi, posso avviarla direttamente? Vuoi davvero cominciare la partita senza un gruppo completo? Ma sì, dai. Tanto. Probabilmente sarà anche migliore, perché... almeno governo io ciò che succede. Probabilmente mi beccherei i classici giocatori che fanno casino, fanno cose totalmente casuali, si ammazzano, e sono quelli che magari causano la sconfitta in partita, e magari eviterei. Allora, guardo anche il commento, I'll be there, e poi sul post Facebook sul chiusero mi è stato chiesto, perché per curiosità, che personaggio pensi di utilizzare. Ma come ho detto, per ora utilizzerò appunto la maga. Penso che andando avanti farò un po' di giri, nel senso, dato che comunque tra l'altro giocando si sbloccano equipaggiamenti per praticamente tutti i personaggi, non è una cosa del vado avanti con questo, quindi sblocco solo con questo. Penso che allora farò un po' di tutto, anche perché magari chi non conosce il gioco, chi non l'ha mai giocato, è interessato anche a scoprirlo per questioni di voglio vedere se mi piace e voglio giocarlo anch'io, magari vuole scoprire un po' tutti i personaggi più o meno come funzionano, e quindi voglio fare un po' di giri qua e là tra i personaggi, anche se sto abbastanza individuando quali prediligo. Effettivamente il nano, ad esempio, mi piace, però aspetto, diciamo, di salire abbastanza di livello per poter fare lo spaccaferro, perché lo spaccaferro effettivamente io lo trovo, ad esempio, fighissimo.
cioè, trovo sia una cosa bellissima da giocare, almeno non l'ho ancora provato, però solo il concetto dello spaccaferro, gli spaccaferro sono bellissimi. Forse proverò anche lo sventratore. Diciamo che in generale vorrei provare tutto nel corso del gioco. Vorrei farvi vedere il più possibile. Però ovviamente ci saranno quelle cose che vi dirò chiaramente. Questo è più figo secondo me di altre cose. Cioè, ma vedremo. Anche perché io andrei sulla storia di questo e poi dopo la storia con questa con l'uno andrei direttamente al 2, anche perché il 2 esce il 18 dicembre, ma tempo che finiamo la storia con questo qua, ovviamente è tempo che io perdo tempo a cianciare al posto di giocare. Diciamo che il 18 dicembre sicuramente passerà. Ma magari vedremo, magari ci potrebbe anche stare una cosa di anteprima nel coso, dato che la Vermintide 2 io ho la beta, la close beta, magari qualcosa di interessante si può fare anche prima. Ecco, appunto, restiamo concentrati, no? Una cosa che tra l'altro sto apprezzando tantissimo è che in base ai personaggi presenti, i discorsi cambiano. Cioè, in base a chi sta giocando con me, i personaggi hanno dei dialoghi unici, su chi sta interagendo. È una cosa che tra l'altro apprezzo tantissimo, che non ci siano solo dialoghi generici, ma che ci siano proprio dialoghi in base a chi c'è. Ad esempio, c'è una missione in cui io ho interpretato Victor Salspire, il cacciatore di streghe. E mio amico invece aveva Marcus Gruber, che è il soldato imperiale. C'erano una marea di discorsi bellissimi tra loro due. È stato adorabile. Povero Scala, che striscia tra le scale, è morto. È stato bellissimo sentire i discorsi unici perché c'erano loro due. È una cosa che ho apprezzato molto. E infatti penso che prima o poi mi rigiocherò anche varie missioni con personaggi diversi, solo per sentire le frasi che loro si dicono, proprio perché sono loro in questa missione e non altri. Scusi lei? Bruci. Poi non so come con una fiamma gli ho spaccato, l'ha fasciato la testa, ma vabbè. Dannati bauli vuoti. Muori. Raggiungi la torre di Magnus, che per gli ignoranti brutti, Magnus il Pio era un fantastico imperatore dell'impero, appunto. Colui che fu abbastanza saggio da dire: magari i maghi potremmo legalizzarli e creare i fantastici collegi della magia dopo la fine della Grande Guerra del Caos nel 2304. Teclis gli diede un buon consiglio, dicendo magari, ok, però se non mi butto io nel fuoco sarebbe meglio, cioè ok che sono un mago del fuoco, ma incendiarmi non è buona cosa. Muori. Corrono qua. Ah no, globardieri schifi. Ecco, io non so, tra l'altro è una cosa ovviamente orribile che la signora Luna Morslieb ci guardi malissimo dall'alto dei cieli, enorme tra l'altro, cioè Morslieb. Ho capito che Manslieb teoricamente l'altra luna è ovviamente più piccola, perché da background è più piccola. Ma il signor Rattling vuole morire? Faccia il piacere. Dicevo che capisco che Manslieb, l'altra luna, sia un po' più piccolo, però Morslieb, madonna mia, cioè, ci fa proprio capire che i tempi sono brutti. I tempi non sono belli. Anche lei dovrebbe morire, però. Perché come insegna Pathfinder, il fuoco ignora la classe armatura, quindi muoie. C'è un'altra Rattling. Cioè, posizionato in modo tattico, tra l'altro. Oh!
non ho fatto una buona fine, no? Grazie amici, grazie. Ecco, se ad esempio, che belli maiali come sono grassi. Guardateli, sono grassi. Non posso chinarmi? No? Ma come no? Non posso chinarmi per vedere il loro bellissimo. No, ok, non posso. È bello perché comunque gli scaven sono stati abbastanza civili da dire ammazziamo tutti, però i maiali no. I maiali lasciamoli tranquilli perché sono animali come noi, e quindi boh. Loro pacifici li lasciamo lì. Gli uomini invece, le cose uomini li ammazziamo tutti perché sì. Che bello. Solidarietà tra uomini, cioè tra scaven e maiali. Interessante. Ma signor Bard Ingorexon, lei mi si sta dissanguando, non è piacevole. Dovrebbe trovare dei rifornimenti medici. Ammazza la talpa, brutto liscilo. Esatto. Ammazziamo gli uccisi. Sdraiamo i topi. No, no, tu non devi fare ciò che stai facendo, schifoso ratto di. Schifoso assassino del clan Eshin. Non fare queste brutte cose. Ecco, gli assassini sono qualcosa di dannatamente temibile perché arrivano velocissimi, ma a delle cose, delle velocità spaventose. Sono degli attacchi che io mi sono spaventato a morte la prima volta che è successo. Adesso ci troviamo nella Ranaldstrasse, che a puro intuito, non conosco il tedesco. Ma a puro intuito direi che è strada di Ranald, del buon signor Dio degli inganni, del perculaggio generale. Facciamo questa cosa bella. Facciamo gli attacchi ad area. Ok, forse non dovevo esplodermi. Ammazzo dell'ucciso, famoso campione di Korn, ovviamente. Poverella Sienna che c'hai tre mori. Bevi, bevi le cose buone. Brava, ora stai meglio. Le munizioni a me non servono. Ecco, un'altra cosa che ha detto mi piace tantissimo è che i personaggi siano veramente tanto diversi tra loro. Ovviamente non solo a livello estetico, ma proprio mi piace che a livello di meccaniche io sento di stare usando un altro personaggio. Non è semplicemente l'omino con una skin diversa. È un'altra arma. Ha proprio delle meccaniche elaborate bene in modo da farti capire, ok, questo è un personaggio, quell'altro funziona in modo radicalmente diverso. Stoman Market, il mercato di Stoman. Raccogliamo la botte. Le cose just right. No, no, no. Nope, andate via, no! Schifosi, mi avete fatto esplodere la botte. Dannati, occupatevi delle bestie, che io devo prendere la botte. Bravi, bravi, teneteli occupati, che io devo. Però proprio adesso dovete scendere da là, ma sì. Yeah! Morite male! Schifi! Topi di merda! Mannaggia a voi! Guardalo Bardin come si diverte con gli attacchi ad area! Vabbè, sono 1000! Che siete scave, ma una regolata. Tra l'altro lei ovviamente è l'individuo più adatto ovviamente a caricare barili esplosivi. Gli vanno a fuoco le mani. Mi pare giusto che comunque sia lei a mandare in giro i barili esplosivi, ovviamente. Cioè. E non stanno troppo bene. Ma per la barba di Grimnir, beh. No, no, andate via. No, non toccate la mia botte.
Ce ne sono tante come lei, ma questa è la mia. Ecco, esplodete insieme al cancello. Dai. O le mie fiamme, uguale. Raggiungi la torre di Magnus. E fin qua c'ero già arrivato. Tu! No, tu! Proprio tu! No, tu! Col sacco in mano. Tu! E non vuoi morire, però, sei una brutta persona. Devo andare. Io non sto troppo bene. Ma io... spariamo una velocità che vabbè, sono un mitragliatore. Però mi sovraccarico comunque, quello è un problema. Ho visto un verde della nebbia del globadiere e i miei amici l'hanno ucciso in mezzo secondo, evidentemente non l'ho manco visto. Qui, lei? Scusi, era ignaro di tutto. Lei stava aspettando che le aprissero. Come educato lei. Però è chiusa. Mi dispiace. Non le aprono. La apro io. Non c'è niente. Mi piace. Mi piace come questi forzieri siano sempre molto vuoti. Ma lei? Ma povero. Poveri soldati imperiali. Come sono morti male. Tra l'altro sta nebbia rossa, cioè io non capisco se è una nebbia rossa che deve solo fare atmosfera o se tipo gli scavi hanno portato di nuovo la peste rossa perché era bella. Ci siamo così tanto divergiti ad ammazzare migliaia e migliaia di persone nell'impero qualche secolo fa, quindi noi staremo cercando di andare avanti però. Via. Ecco, non possiamo riposarci, quindi andiamo. Piazza di Von Jungfreud. Tra l'altro in una missione ho esultato quando ho visto Piazza Tullman. Ho detto oddio, ma veramente mi fate riferimenti al signor Mattias Tullman? Addirittura? Perché io veramente sto trovando che la cura proprio... Pozione per terra! Perché comunque sono ciecato, non porto gli occhiali a caso. E sono scemo, non la vedo. Ecco appunto, sono talmente idiota che pure i personaggi mi dicono oh, sono il suo guaritore, qui. Però non so qui, dove. No! Schifoso. Muore. Ah, eccola. Ah no, questa è la lore. È la lore. Non mi morite. Ah, eccola, so. Vabbè, era al centro. Sono deficiente, non l'avevo vista però. Globadiere, no. Non fare questa cosa chiamata vivere. Li aspettiamo. Poverini, che anche loro muoiono. Non lo sapevo. Non l'avevo visto che anche loro col vento velenoso muoiono. Cioè, lo posso capire, perché ovviamente ovviamente loro non sono... Non pensano molto alla vita altrui degli altri scavon, però... Non pensavo così fosse. Sì, ok, sono andato un po' in sovraccarico, non lo so pensato, sono... Nella mia ricerca del sorso guaritore non ho pensato che sarei potuto esplodere. E il mio sangue? Ma boh, a spadate di sicuro non ti curi. Beh, in fondo i globadieri hanno le maschere. Appunto, perché loro sono delle persone a modo. Per loro si curano, dicono, ma sì, per noi va bene, gli altri, boh, chi c'è. Se qualche scamene in mezzo ne abbiamo altri milioni. Posto così mi pare corretto.
La locanda di Oliver. Beh, locanda di Oliver. Prima eravamo tipo Platz, Markt, tutti i nomi cattivissimi tedeschi. E poi locanda di Oliver. Ok. Signor Oliver, chi è lei? Che dà nomi così umili al suo luogo di ristoro. Mentre per le piazze e per i mercati diamo nomi cattivi. I've been to that tavern. Lousy service. No, torniamo indietro. Salve. È bello perché alcuni scavi girano proprio come, boh, ma sì, andiamo in giro per i corridoi, nulla sta succedendo. Ogni tanto stiamo davanti alle porte, bussando, aspettando che i vicini ci aprano. Siamo gentili comunque. Uccidiamo solo se ci aprono. Il clan Educatus. Educatens. Non c'è niente. Le bombe! Perché che gioco è senza gli esplosivi? Un gioco senza esplosivi è brutto. Andiamo, amici. Spariamo anche un po' i miei amici così. Oddio, i casini. Gli incubi. Ma quanto è soddisfacente bruciare gli scavi? Ecco appunto, pure i tetti, Bulchberg, cioè locanda di Oliver è qualcosa che dici, seppure i tetti hanno nomi cattivissimi, cioè la locanda invece del buon signor Oliver, che non penso sia ancora vivo, purtroppo, chiunque lui sia. Brava Sienna, ricordami che puoi esplodere. Ecco ragazzi, ecco, qua abbiamo, ecco, abbiamo il corno di Magnus. Quanto è bello. Il corno di Magnus, tra l'altro, ci sono intere leggende sulla sua oddio, sul plotone di esecuzione. Ci sono intere leggende su cosa sia, perché alcuni pensano che sia tipo il corno di un enorme demone che, boh, si è schiantato lì. E da lì, a parte che immagino che diavolo di demone debba essere stato affinché quello sia un suo corno. E come questa, cioè, saranno tutti morti, tipo, chi l'ha ucciso tra l'altro il demone del genere? No, tu no! L'assassino, vai via! Tra l'altro, a parte che qui si può cadere, ma una cosa bellissima è che se loro... Ah no, 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 non posso fare palo di fuoco così, perché mi sovraccarico prima dell'esplosione. È bello perché se loro tipo cadono i personaggi, vengono imprigionati. E no, sono in mezzo al vento, ma è meglio il vento dei proiettili. Chi l'ha ucciso? Kerillian, perché è una brava donna, una brava elfa. Pozione della forza? No, beh, forza a me serve tipo niente, presumo. Più la velocità, appunto. Io, con la magia full auto. Però, comunque, vedere il corno di Magnus è stato veramente una cosa emozionante, più che altro perché vedi che la cura di chi ha sviluppato questo gioco ed è andato a vedersi effettivamente. No, no, non faccia questa brutta cosa. Venite a salvarmi, amici. Dicevo, la cura con cui
mi hanno... Attenzione, aspetta un attimo, ma... Scopro adesso, solo adesso, non so quando si sia unita, magari qualcuno l'ha notato prima, che Rillian adesso è un giocatore. Pensavo... Ah, non pensavo che si potessero unire a partita iniziata. E invece sì. C'è già abbastanza follia nell'impero. No? One of the Silent Sisters went insane. Gutted and ate her fellows. Scrawled dark runes in their blood. Oddio, ma che bello. Cioè no, non è proprio tanto bello ciò che ha detto, però. Tra l'altro è bello perché Sienna fa riferimenti ad Altdorf, perché effettivamente se uno va a leggere un po' della sua lore si scopre che giustamente lei è andata ad Altdorf per poi studiare e studiare la magia. E no, non va bene questo. Grazie. Non so se si aggiungeranno altri giocatori. Non ho idea. Altra lore. Tra l'altro la lore qua si sblocca. Letteralmente non è che è fissa. Nel senso che quel pezzo di lore si trova per forza sempre lì. Ma letteralmente ci sono pezzi di lore sparsi per la mappa, e quando tu la rigiochi puoi trovare altri pezzi di lore sparsi per la mappa. Nel senso, tu per finire il libro della lore integrato nel gioco devi effettivamente giocare tanto. Giochi, ti rifai le missioni e pian piano ti sblocchi tutta la lore. Ovviamente non è neanche un grinding necessario, nel senso, lo fai se vuoi. Sono collezionabili. Sono comunque, tra l'altro, informazioni che comunque trovi anche altrove. Io però le cure me le farei subito a me, perché altrimenti non è bello. Suoniamo il corno di Magnus. Suoniamo. Un bordello. It was loud, sure. But can it go louder? No, ma sì, boh, non dispiacerebbe risentirlo, nel senso, non fa sono così orribile. E qui, boh, sopravvivi, cioè. Proprio molto stile. Ultima missione di Aloricchio, sopravvivi. Eh no, dovete morire. Ma i miei compari dove sono esattamente? Perché? Vabbè. Erano. Ma serio, dove sono? Ma che Rillian è lì, ma gli altri due? Ok. Lì, sul corno, veramente? Ma chi viene a cercarvi lì? Ok, mi avete appena smentito, scusatemi. Scusate. Avete ragione voi. Mi sono incastrato. Vabbè, sono tantissimi. Ammetto che questa missione l'ho trovata un po' più facile giocando in nano. Questa effettivamente la maga. Bisogna ragionarci per usarla. Si è unito un altro giocatore. Che però usa. Sono esploso. Che però ha deciso di usare il cacciatore di streghe. Quindi il signor Marcus Gruber ci ha abbandonato ed è stato sostituito dal cacciatore di streghe. Va bene così. No, devo rianimare. Non infierite sul mio amico.
Ecco, signor X2, X Effect, X3, X... Ma che nomi da bimbi minchia si danno, sti qua. Cioè, ma dai, veramente. Come Laika Jojo, ma Cristo. E però non vorrei non morire. E boh, finché nessuno mi libera, questo mi pugnala. Anche perché... vabbè, non è, non sta andando bene però, eh. La situazione non è delle migliori, eh. Mi aiuti? Mi aiuti? Grazie. Perfetto. Bene. Tutto per il meglio, direi. Che bello. Sì, ma ora siamo morti tutti. Abbiamo fallito la missione, vedi ciò che dice. Perfetto, iniziamo benissimo. E vabbè, e vabbè. Ma io se la rifaccio vado avanti con loro. Perché in realtà comunque erano capaci sti giocatori, ero più io quello non abituato ad usare Bardin, quindi posso capirlo. No, riprova, ehi. Non so cosa vogliono fare questi, se vogliono, anche perché io ho detto voglio portare avanti la campagna, quindi, e le missioni le voglio fare in ordine. E spero che questi qua, se devono farlo, votino, perché al massimo io esco dal gruppo e boh, pace, nel senso. Signor Laika Jojo, purtroppo non mi può sentire mentre lo dico, ma dovrebbe votare, perché almeno possiamo andare avanti. Cambia punteggio? Come cambia punteggio? Ah, ok, a questi. E quindi la riproviamo? Bene. Bravo. Beh, almeno questo giocatore fin dall'inizio. Che comunque ho detto, meno male, mi hanno smentito. Erano decisamente capaci. Probabilmente perché giocano da molto più tempo di me. E tra l'altro, non avevo detto, siamo nel 2523 e che siamo a sostanzialmente 4 anni dal vero e proprio inizio della fine dei tempi, perché è il 2519 che iniziano veramente gli eventi di grossi disordini, e poi da lì in poi che partono veramente i casini, quelli grossi. Ah no, signor Laika Jojo non si è unito a noi. Quello che giocava piuttosto bene l'elfa, bisogna dire. E vabbè, e purtroppo ce la dobbiamo rifare. Tanto forse sarebbe saggio utilizzare di più la spada. Forse è cosa saggia, perché magari almeno evito di esplodere. Perché sarebbe cosa buona, effettivamente. Perché abusarne troppo, no, per carità, è potente, nulla da dire, eh. Ah, no, è meglio solo suo guaritore. Buonissimo, utilizzare comunque tanto il bastone infuocato, perché fa degli attacchi a distanza che shottano appunto il nemico, è fortissimo, è buonissimo come arma, è veramente forte. Ecco appunto, e ti tieni lontani sti spruz. Prima che ti impalino, però almeno li prendi prima. Purtroppo. E quindi ad esempio, ecco appunto qua ad esempio, magari usiamo la spada. Comunque attacca velocemente. E almeno non mi sovraccarico. Poi tu, devi morire, prima di subito, ma molto prima di subito. Eh,
E qua? Ce l'abbiamo già. Io non so, tra l'altro. No, al dado bottino penso che purtroppo ce l'abbia cancellato perché non dobbiamo rifare. Cioè, non credo me l'abbia tenuto. Il fatto che abbia trovato il dado bottino. No, voi siete i miei alleati, magari non vi prendo spadate. No. Ecco, ora mi sto prendendo. Ecco la spada, ok, riconosco la sua buonissima utilità. Sì. Ok, dovevo giustamente equilibrare di più l'utilizzo tra spada e bastone infuocato, giusto. E che stavo abbastanza ruolando questa signora Sienna Fuegonasus, che è una piromane, ma non piromane nel senso sono una maga del fuoco, ma piromane proprio perché è pazza. È una mezza folle che si addestra a fare tipo tutte le magie di fuoco più grosse e cattive, per bruciare tipo ogni cosa, quindi. Qui? Sì. No, 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 non sto sparando, sto usando il bastone. Ma se io cambio arma così? Ah, mantengo comunque lo stesso livello di sovraccarico, ok, no, per capire, perché altrimenti sarebbe stato un po' OP, un po' rotta come meccanica, se tipo basta che cambiamo arma e lei torna a zero di sovraccarico. Mi brucio? Ah, non mi brucio, ok. Bisogna testare queste scemenze. Fidati, stai meglio senza testa. Intanto ci sono tanti comizi degli scavi, che loro, lui vai lì e loro sono in circolo che, boh, chiacchierano a quanto pare. Le riunioni di condominio. Salve. Ma questo ha letteralmente paura. Ha detto, ha visto, sono rimasto tipo l'unico, gli altri sono morti. Addirittura avevo beccato uno scaven che era tipo su un muro, in alto. E teoricamente era nel punto in cui sarebbero dovuti scendere. E tutti erano scesi e lui no. Ma non è che è buggato o cose. Vedevi letteralmente che aveva paura. Era rimasto impaurito e tipo si teneva e cercava di non guardare di sotto. Cioè io ho detto, ma che belle queste cose. Cioè queste cose che tipo in due giocatori le avranno notate. Io invece ci faccio particolare caso perché sono delle chicche piccoline che ti caratterizzano queste ondate di nemici. E sono un sacco bellini perché comunque ogni tanto noti quanto in realtà gli scaven sono dei codardi quando rimangono da soli, cioè degli schifosi esseri brutti. E quindi evidentemente, non so se effettivamente sia una cosa che magari si triggera proprio quando rimangono da soli, eh. Non so come funziona l'intelligenza artificiale al riguardo. Però appunto, cioè, ogni tanto becchi questi scaveni impauriti perché sono soli. O appunto, ho beccato questo scaven con le vertigini, evidentemente. No. E neanche no. Ok. Inoltre, la città di Uber's Wrath, tra l'altro, è sfigatissima, perché comunque, cioè, in mezzo a tutto questo, loro hanno letteralmente tutti i clan. Tutti. Cioè, mentre spesso comunque le città, diciamo che vengono attaccate, sì, da branchi di scaven vari, però di solito c'è un po' di concentrazione di un particolare clan, o due, tipo perché stanno collaborando. Uber's Wrath invece evidentemente agli scaven sta particolarmente sulle palle, e quindi ha detto andiamo tutti. Tutti Eshin, Molder, Pestilence. Sì,
Scryer, Fester, tutto. Tutto. No! Via! Brutti! Fatemi mettere. Al primo tentativo, signori. Ovviamente non succederà mai più. Attenzione, scarta, si muove sulla laterale, a centrocampo e va in rete. Non siamo in Blackpool. Prenda. E che culo. Cioè, io la prima volta che ho fatto sta missione e prima gli incubi per piazzare tre barili e adesso avanti indietro ho fatto tutto. Tra l'altro sto cercando di capire se la statua qui presente rappresenta qualcuno di specifico, perché non lo capisco, non ci ho fatto caso. Sto cercando di capirlo. Non so se ci sia scritto. Non c'è un'iscrizione. Ah, vai via! Cosa diavolo è successo? Ah, un rattogre è successo. Ok. Bello. Ecco, tra l'altro questo gioco ti sorprende sempre perché i punti di spawn dei nemici non sono sempre gli stessi. Quindi poi teoricamente puoi trovarti un rattogre ogni tanto. Usiamo le bombe. Una bomba era cosa buona da usare. Ecco qua, ad esempio, è molto utile usare gli attacchi a distanza, perché questo coso enorme vorrei ucciderlo senza che mi tutti i pugni in faccia. No, non andare verso di me. Muori. Oh, sì. E come la mettiamo adesso, eh? Ok, possiamo andare. Basta fare i deficienti. Ok, spero vivamente di non beccarmi altri rattogre in questa missione. Spero vivamente. Perché adesso appunto non lo so se gli spawn siano totalmente casuali, eh. Nel senso, se magari sia una roba del tipo ci sono questi nemici ma poi possono comparire in qualsiasi punto della missione. Questo non lo so, perché finora tipo di rattogre nelle missioni, se ce n'era uno ne appariva effettivamente uno, magari appariva in punti diversi ma uno era e uno rimaneva. Non lo so se, cioè, credo sia comunque limitato, perché non credo che tu in una missione ti becchi 5 rattogre, perché io non so se vivi, non credo. E sti bauli vuoti però non mi piacciono. Tanto il sorso qua l'hanno preso o non c'è più? Anche lì gli spawn degli oggetti, dato che sono casuali nei bauli, altrove lo sono anche, cioè anche in giro gli oggetti sono casuali? Non lo so. Non ho idea. Beh dai, non so se sia una mia impressione, però adesso stiamo ritornando abbastanza spediti, mi pare. Andiamo. E il dado bottino, ce lo siamo presi. Il dado bottino, tra l'altro, per chi non conosce il gioco, alla fine di ogni missione abbiamo una cosa chiamata ossa di Ranald, che sono letteralmente una cosa, un'estrazione casuale di oggetti. Tu tiri i dadi e in base a cosa ti esce, se fai almeno diciamo una cometa di Sigmar come risultato, più ne fai di comete di Sigmar più l'oggetto è raro. Letteralmente per ogni cometa c'è un campo, oddio, c'è una barra che si alza in base a quanti dadi bottino hai ottenuto nel tiro,
da, scusa, da quanto è come Teri Sigmar ha ottenuto col tiro. Ovviamente dado bottino è letteralmente tiri un dado in più. Cioè, è un semplice tiri un dado in più, quindi c'è più probabilità che becchi la cometa. Anche perché tanto avere un dado in più non dà quel vantaggio e di svantaggio non ne dà nessuno, perché semplicemente o becchi la cometa o no. Non c'è alcuno svantaggio nell'usare quel dado, solo un bonus. E ovviamente sono sparsi, quindi è bene trovarli. Lei mi attendeva, scusi. No! Non lanci le bombe così. No, cambia arma. Così, bravo, bravo. Brucia. Bruciate tutti. Ora no, spadate. È come un attacco d'aria. Sembra. Non lo so. Qui, tra l'altro, non mi ricordo se Kerillian aveva già ricevuto il giocatore. Qui per ora pare che invece non si stia unendo nessuno. Mi è indifferente, cioè, nel senso, se becchiamo giocatori, ok, se non li becchiamo, va bene lo stesso. Ecco, io la prima volta che ho giocato questa missione, io mi sono trovato il rattogre qui. E il rattogre sui tetti è un incubo, perché letteralmente con un cazzotto ti butta giù dai tetti. Il punto è che buttarti giù dai tetti non vuol dire scendo nel... Scusi lei. Aspetta, posso... Niente, sono deficiente, volevo vedere se potevo decapitarlo. Comunque, il rattogre, letteralmente se ti ficca un cazzotto ti butta giù, e se ti butta giù non vuol dire andare nella parte sotto della mappa, vuol dire sei morto. E quindi, purtroppo il giocatore, l'amico con cui stavo giocando, si è trovato ad essere morto e non curabile, quindi non un punto in cui noi potevamo rianimarlo. E quindi è come se fosse stato catturato e noi siamo dovuti salire qua per questa cosa che stiamo facendo adesso e siamo dovuti andare a liberarlo. Che io l'ho trovata una cosa bellissima. Perché cioè il giocatore teoricamente ha perso la vita, però è come se l'avessero catturato e tu devi andare a recuperarlo per rianimarlo. Cioè è una cosa fantastica. E nel frattempo abbiamo questi fantastici discorsi tra i personaggi, ci raccontano tutti i loro aneddoti. Eh sì. Che bello, nulla. La sfiga. Salve. Buongiorno. Ispezione. Siamo l'ASL. Tanto non ho neanche usato un sorso guaritore stavolta, cioè. Com'è che sta andando tutto bene? Andrà tutto a merda alla fine, immagino. Ovviamente. Ovviamente. Andate via, brutti. Anche l'araldica, no, ma io trovo che questo gioco sia curato a livelli dannatamente alti. Cioè, se uno conosce l'ambientazione, se uno non la conosce, viene letteralmente invogliato a conoscerla perché è veramente bello. Ma se la conosci, cioè, uno, ok, che questo gioco appunto è veloce, quindi punta ad andare avanti e continuare ad andare avanti ad ammazzare in continuazione. Però uno potrebbe veramente fermarsi a godere di quanto ci sia dettaglio, cioè tutta la questione di guardate che belli i monti grigi, cioè anche solo l'effetto di dire wow,
c'è un videogioco in cui io finalmente vedo in prima persona i Monti Grigi. Cioè, è una cosa... Non lo so, cioè... I piccoli brividi me li dà un pochino, comunque è quella cosa bella che dici, sono con un personaggio e sto andando veramente in una città qua del vecchio mondo e sto vedendo i monti laggiù, che però l'ho letto solo nei libri. Ma me lo faccia suonare? Non me lo fa suonare. Bene. Perché? Io ho capito che c'è un sorso guaritore, ma io devo suonare il corno. Ah, ecco, ok, non mi appariva il quadrato. Suoniamo, suoniamo. Ecco, ora, dato che ci sono maree dannatamente enormi, a parte che innanzitutto magari starei qua sopra. Vediamo se può essere una mossa saggia. Ma tra l'altro userei anche molto di più la spada, perché veramente prima c'erano talmente... vabbè, ok, più la spada, però io devo veramente finirla di cadere. Ok, non so stare in piedi su una piattaforma. Ok, forse adesso il sorso guaritore sarà il caso di usarla. Attacchiati in aula. Marcus Gruber, esattamente tu cosa stavi colpendo? Per sapere, l'aria. Ecco, adesso noto che la spada, che posso dire che mi sia decisamente utile. Avevo sottovalutato l'utilità della spada in un personaggio che aveva... che aveva uno strumento utile quanto il bastone. L'ho decisamente sottovalutato, perché invece è... ehi, ehi. Che invece è... mi sta piacendo. Andiamo, andiamo. È schifoso. Tra l'altro è buono perché comunque mentre tu fai così la barra si la barra si abbassa, quindi comunque puoi dargli il tempo anche senza usare l'L1 di abbassarsi da sola un po'. Questo mi avrebbe tipo impalato subito, culo enorme. Ecco, forse avrei dovuto usarlo il sorso. Ok, torniamo alla carica. Carica Kruber, beh, che bello il fucile di Kruber. Kruber è veramente un personaggio bellissimo. Pura gloria imperiale. Aia, aia. Da dove? Dov'è? Esplodete. Ok, direi che magari la prima missione questa volta ce la facciamo. Oh, a me pareva che stavessero giocare i giocatori di prima, però com'è che adesso sto giocando da solo e tutto va meglio, eh? Va bene, eh? Stavo palesemente per esplodere. Non mento. Quindi un L1. Ecco. Spegniamoci un po'. Andiamo, andiamo. There's a fireball waiting for the next rat that shows its muzzle. Ok, l'ha detto lei che c'è la palla di fuoco per il prossimo, quindi... A lei! È Natale, faccio questo dono. Regali, regali per tutti. Dove?
Attiva la piattaforma. Quickly, we'll use this device. Andiamo. Scusi. Però se voi siete lì e andate a cacare, tanto siete bot, vi teletrasportate. Bravi. Guardalo. Guardate che bell'uomo. Guardatelo. Quei baffi. Sommi. Col baffo saggio. Sì, praticamente potrei già andarmene, però che questi vivano mi sta un po' sulle belote. Muore. Andiamo, andiamo. Saliamo tutti. Questo, vai via. Quel ratto stava palesemente venendo ad ammazzarci tutti e rovinare tutto. Palesemente. Ma sono scappati prima. Yeah! Cosa ho sbloccato? Il santuario della consolazione. Ah, non so minimamente che cosa sia, perfetto. La balestra ricurva. E ora vediamo le mie classiche sfighe nel tirare i dadi. Tre. Ok, come ho detto. Penso sia una cosa per Kruber, che mi pare un fucile. E sì, il fucile canna rotanti. Mi piace. Direi che è bello. Avvia, polvere nera. Io tornerò alla locanda perché non ricordo esattamente a memoria a memoria i nomi delle missioni, e da un certo punto in poi non li so proprio, ovviamente, perché non l'ho giocato, non ho neanche finito l'atto 1, quindi, e perciò cos'è? Introduzione al Khazalid, lezione 13. Krutl, insulto Khazalid che riguarda le capre. Ok, buono a sapersi. Ora, anche se li giro tutti, non so, magari farei tipo una serata ad eroe, nel senso, per ora continuerei ad utilizzare Sienna Fuego Nasus. Inventario, ma per lei non mi pare di aver sbloccato niente. Fiaschetta misteriosa, quando equipaggiate i tuoi attacchi hanno il 4% di probabilità di applicare gli effetti di un veleno letale. Contenuto sospetto, meglio utilizzarlo. Però mi piace, perché altrimenti questo è... Aumenta la possibilità di ottenere equipaggiamento per il mago. Ah, giusto, è vero, perché questi qua sono semplicemente per ottenere maggiormente equipaggiamento. Avere più probabilità di ottenere equipaggiamenti di un certo personaggio. Però questo in missione mi pare più utile, anche perché alla fine a me non importa in realtà che... di ottenere più equipaggiamento per qualcuno. Ah, ecco che cos'è il santuario. Cosa fa? Prega. Usa un accessorio eroico per pregare e avere doni. Ma lo consumo? Offri. Aggiungi l'oggetto di cui cambiare i tratti. Ah, addirittura. Però tipo adesso ho equipaggiato questo. Questo. Questo è bello. Velocissimo tra l'altro. Attacco caricato. Per puro sfizio posso offrirlo? Cioè, no? Non si può fare? Ah, vedi, una cosa del genere posso aggiungerla. Come faccio a dire... Ah, di quelli che... Ah, non quelli base, quindi, ok. Posso solo selezionare quelli che ho ottenuto successivamente, ok. E invece invoca, aggiungi l'oggetto che vuoi migliorare. Quindi i base anche qua, proprio nada.
Però adesso penso comunque di poter. Sì, beh, non so se posso cambiare gli equipaggiamenti dei bot. Penso di sì comunque. Cioè, bloccato. Visita la fucina per sbloccare i tratti. Ah, questa cosa io non la sapevo. Visitiamo la fucina. Fondi. Potenzia. Recupera. Bloccato. Visita la fucina. E come faccio a sbloccarli? Potenzia. No. E neanche così. E come si fa? Vabbè. Questo potrò tranquillamente vederlo per i cavoli miei. Per ora direi che giochiamo. Giochiamo. E continuiamo. Domanda e offerta. Abbiamo già finito il cibo. Questa cittadina non era preparata. E devo trovarne altro. Sì, perché ovviamente c'è così tanta gente in giro. In Europa dell'Ovest. Ma non posso avviarla e basta. Più che altro perché io non voglio avviare una missione che è già iniziata. Non posso farlo, cioè voglio. Ah, creando, ok, va bene. Io la avvio. Poi chi se frega se si aggiungono giocatori dopo, nel caso. Anche perché in realtà penso che tanti per ora stiano giocando alla beta del 2, nel senso. Perché la beta del 2 lì i giocatori ne trovi veramente tanti, cioè. Si vede che tanti hanno effettivamente prenotato il gioco. Quindi, allora, in questa missione so che dobbiamo prendere cibo. Non si sa per chi, perché. Cioè, a parte noi, non so per chi. Che effettivamente. Di sicuro qua non ci torna nessuno, anche perché siamo nel 2523 e tra 5 anni il mondo esplode. E quindi non credo che qualcuno tornerà a viverci. Non credo proprio. Soprattutto, allora, io poi, dopo la storia, perché noi giocheremo appunto la storia base dell'1, poi dopo la storia base dell'1 ci sono tutti i vari DLC che sono ambientati in altri posti. Ad esempio, io non vedo l'ora, ragazzi, di giocare Drakenfels, perché esplorare Castel Drakenfels, ma stiamo scherzando? Aspetta, questo devo dirlo, Von Holzheimstrasse. Complimenti. Bagaglio esplosivo. Vabbè, non ci serve in realtà, però. Dicevo, Drakenfels, dai. Ma anche solo l'idea. Esplorare Castel Drakenfels. Cioè, qualunque fan di Warhammer Fantasy esplode. Sentendo, puoi andare in Castel Drakenfels. Almeno io appena ho sentito, quando ai tempi in cui era stato annunciato il DLC, appena hanno detto il prossimo DLC è in Drakenfels. Ecco. Cioè, è veramente uno dei posti più famosi dell'ambientazione. Poterlo veramente esplorare è qualcosa di veramente bello.
Un'altra cosa, tra l'altro, appunto, Uber Zurich è stata sicuramente scelta come città perché comunque era già protagonista di una vecchia avventura per Warhammer Fantasy Roleplay. Ma poi si vede anche proprio per la vicinanza ad elementi importanti che ha, nel senso, proprio perché Drakenfels non è neanche una cosa così casuale. Drakenfels è realmente un posto vicino alla città di Ubersraik, e oltre a questo anche altri posti sono vicini a Ubersraik, appunto le miniere di Karak Azgarath, se mi ricordo bene come si pronuncia, sono, oddio, sono effettivamente vicine sempre a questa città, quindi è figo che abbiano scelto qualcosa di così vicino, con così tanti elementi importanti per da sfruttare. Anche lì, sempre un discorso di cura del lavoro che hanno fatto. Hanno scelto qualcosa di così interessante e poi hanno deciso, ok, ora studiamoci bene l'ambientazione e studiamo i DLC in zone veramente vicine a questi posti. Altri avrebbero potuto tranquillamente inventare di sana pianta mille cose, e invece hanno voluto fare un gioco che si basa su queste cose già esistenti, approfondendo magari posti che o magari non erano mai stati visti semplicemente, o non erano mai stati tanto approfonditi. Cioè, io devo dire che, a meno che io magari giocando non abbia, non mi ritrovi a problemi, nel senso problemi, neanche tanto problemi, magari cose di gameplay che secondo me potrebbero magari farmi storcere il naso, non lo so, per ora non è successo. Ma a meno che non ci siano cose di questo tipo, io come gioco veramente non ci sto trovando critiche. Cioè, io trovo che sia veramente un gioco validissimo. Cioè, soprattutto nel campo di Warhammer, in cui comunque di giochi belli devi veramente andare a scavare per trovarne uno decente, perché purtroppo comunque la GW opera spesso avendo a che fare con case produttrici minori, e avendo a che fare con case produttrici minori non vuol dire che la casa produttrice minore fa giochi di merda, non vuol dire assolutamente quello, però sicuramente fa giochi che spesso non hanno piuttosto contenuto e spesso magari anche riprendono un po' troppo meccaniche di altri giochi. Tanti ad esempio hanno sicuramente paragonato questo gioco al famosissimo Left 4 Dead. Ma qui siamo anni luce avanti rispetto a Left 4 Dead, cioè Left 4 Dead può veramente mangiare i sassi rispetto a questo gioco. Cioè Left 4 Dead può parlare solo perché è famoso come gioco, perché altrimenti impallidisce davanti a quanto è elaborato questo. Capisco che ci sia anche una questione di anni, perché Left 4 Dead è comunque un gioco di per sé vecchio. Ma questo, a parte la questione che Left 4 Dead magari ha stabilito un genere, perché a livello videoludico Left 4 Dead ha stabilito il genere magari del gruppo di quattro giocatori che affronta orde di nemici. Questo sicuramente l'ha fatto, però poi, dopo aver stabilito qualcosa, nel futuro il genere si è evoluto. A livello tecnico questo gioco è decisamente superiore a un Left 4 Dead. Ha meccaniche molto più elaborate, ha personaggi che sono tanto diversi tra loro, non c'è minimo di paragone. Qua, signori, mi devo beccare il rattogre, perché io me lo sono beccato qua una volta, e non lo so. No, pare di no. Però c'è una rattagliatrice. Ok. Attenzione. Ce n'è una seconda. Oddio. Ah no, era un globo ad aria, niente, come hanno detto, ed è pure meglio morto.
Ammetto di non aver fatto caso che stavo morendo malissimo. Just one moment. Perfetto. Bene. Watch every shadow. State attenti a ogni ombra, giustamente, perché per ora non ho ancora incontrato ratti dei vi. Lore. Non ho ancora incontrato ratti Gatterrunner, cioè. No, vabbè, qua torno solo indietro, posto. Ok. Male. A craftsman needs only one shot, Ratty. Slaughter him. Found a potion. Una cosa che poi vorrò capire. E vabbè, adesso magari non ci ho ancora fatto particolarmente caso, ma Uberstrike comunque a livello narrativo è una città che ha tanto a che fare con i nani. Ma mentre magari tipo paragone Nuln è una città che come nani è una cosa molto più relativa al passato. Questo si è buggato malissimo. Oddio, guardatelo, è orribile. Vabbè. Il caos, le allucinazioni, la fine dei tempi, i bug. Dicevo che mentre Nuln magari è una cosa più relativa al passato, nel senso ai sistemi fognari legati ai nani. I sistemi fognari sono quello esploso, i sistemi fognari sono più con architettura nanica, ma altrimenti il resto della città, anche ora, non è che ha... Ah, attenzione! Mentre invece, città come questa, Uberstrike, hanno attualmente a che fare con... Aia, aia! Bravo Kruber, bravo! Aiuta una donna brutta come Siena. Purtroppo non ho neanche una bomba da usare. Aia! Ok, effettivamente con Sienna ammazzare Rattogre risulta molto più facile, perché comunque riesci a piantargli palle di fuoco a Yosa senza grossi problemi. E purtroppo sono gli altri che sfiga vuole che debbano fare da cuscinetto per forza, perché altrimenti non puoi usare attacchi a distanza. Il nano e soprattutto Marcus Kruber devono veramente fare da tank mentre stai facendo una lotta contro un Rattogre. Quindi immagino sia anche un grosso casino se non hai o il nano o Kruber, perché Victor Salzfire sì, è un cacciatore di streghe, cioè è bello grosso anche lui, però non è sicuramente un tank quanto possono esserli il nano e il soldato enorme. Tu! Resistentissimo! Non andava giù! Giardino della tenuta Schwartz. Schwartz mi sembra che tra l'altro sia una delle famiglie famose, delle famiglie nobili famose della città di Uberstrike, perché comunque Uberstrike ha varie famiglie nobili che formano il concilio della città, e nel concilio tra l'altro ci sono appunto dei nani. Questo intendevo io con il fatto che la città di Uberstrike ha maggiori contatti con i nani, perché non è una cosa anni fa i nani hanno fatto cose a livello architettonico e poi boh, basta, adesso non ci sono più.
I nani anche attualmente, vabbè, adesso no, perché adesso boh, sono morti probabilmente, ma in età un po' più gloriose, un po' più felici, per quanto lo standard di felice nei Warhammer Fantasy sia molto basso, ma in tempi più chiari, più belli, i nani facevano effettivamente parte del concilio che governava la città, erano elementi importanti e vari nani vivevano nella città, questo intendo. Però non mi pare ancora di aver incontrato proprio tipo architettura nanica, perché qua io vabbè, la bellezza delle architetture imperiali che a volte sfidano veramente, cioè, ma manca un Renzo Piano, ci viene in mente una roba del genere. Heard that before, gas rat. Over there, Globardier. Laggiù, Don't you feel it? Don't Globardier. we rebels? I will die, Salve. Okri and that giant. Come Okri e quel gigante. Okri e quel gigante. Okri è qualcuno che io sicuramente ho già sentito, ma non so se sia un nome semplicemente nanico o si riferisce veramente a qualcosa di esistente. Raggiungi la piazza del mercato e aspetta, io sono qua, devo andare di là, sotto, sotto, sì. Salve, a lei una torcia, anch'io. La mia spara palle di fuoco però. Guarda un po'. Ah, bene. Qua sarà un po' di massa da buttare giù. Ah, no. Riesco a curarmi? Sì, bene, ok. Ok. Siamo a posto? Si andrà avanti? Ok. Portiere? Oh! Bella. Vuoto. Questo? Questo? Ehi, non interrompermi. Mi avete fottuto il sorso. Schifo. Da dove tiro? Bella lì. Ma sto schifoso di Kruber che mi fotte il sorso ristoratore. Ma guarda un po'. Ma che roba. Che despicable individuo. Si sta unendo un giocatore, mi pare. Sì, si è unito un giocatore che usa anche lui il cacciatore. Va così tanto il cacciatore di streghe, che per una seconda volta ci mi è sostituito il signor Kruber con Salspire, il cacciatore. Ok. Ma tra l'altro l'ho appena vista. E l'avevo già vista, ma adesso mi sono ricordato. Quanto è bella anche ovviamente l'animazione della cura. Perché l'animazione della cura ha letteralmente le colombe di Shallia. Shallia, dea della guarigione. Sono appunto i soliti piccoli dettagli che apprezzo tantissimo. Che sono delle caccate, però sono anche quei piccoli dettagli che riconoscono l'identità di un gioco. Ora dobbiamo semplicemente raccogliere il sacco. Ironica, ironico, per come mi chiamo. Andiamo a raccogliere i sacchi di grano, perché il cibo è una cosa comunque importante.
perché mangiamo pane e scave morti probabilmente, immagino. Li marcate. Scusi, ma questa roba non la prendiamo? Cioè, i pesci. E un buon... Vabbè, no, in realtà sarà marcissimo. Ok, posso capirlo. Anche... Ah, giusto, anche lui, lui è un giocatore, giusto, è vero. Stavo dicendo, anche, ma anche gli NPC prendono un sacco. Poi ho capito, ah no, giusto, è un giocatore. Giusto. Che lui invece si chiama Hank Moody 616. È già un nome più decente, nel senso... Rispetto a XX2 Effect e robe che veramente i bimbi ninja. Hank Moody almeno è già un po' più decente come ninja. Cioè là me l'avete messo il sacco, veramente lì? Che tempo che io scendo, ci sono mille scale, veramente? Mannaggia a voi. Posso scendere qua? Fare il trassone? Ah ah, posso! Oh oh oh, faccio schifo! Dove sono? Così non va bene. Ma guarda, se non ci sono, io apprezzo, cioè, se gli scaven vanno a fare robe loro da un'altra parte, non è che sono così infelice. No, guardi, no, guardi, non fare così. No. Bravo. Altro Bardin, perché te li hai portati sul balcone esattamente? Cioè, la cosa più stupida che potessi fare, ma bravo! Ma ti copro? Vuoi che ti copro? No, sei libero mi pare. E via! Devo portare l'ultimo tra l'altro, ma me ne manca solo uno. Schifo! Ok, il quarto è stato. Mannaia! Ok, altro posto fantastico direi per prendere sacco di grano, vabbè. Inculatissimo. Aia! Ci ho lanciato un sacco di grano addosso. Copritemi decisamente perché c'è la marea e io non posso attaccare. Aia! Aia! Aia, aiutatemi. Devo passare. Non voglio morire. Andiamo. Mettiamo il grano. Che poi cosa? Cioè, dopo che porti il grano, va bene, ma dopo che hai portato il grano, cioè, hai altro, spero, perché... Ne abbiamo abbastanza. Possiamo andare? Grazie. Bardin, muoviti. Bardin, vedi? Cacciatore di streghe, per fartelo capire, ti ha sparato. E abbiamo vinto, yeah! Ho trovato solo un dado bottino, anche lì non lo so quanti se ne possono effettivamente trovare. Spada e scudo dell'Averland. Oh, tiriamo. Due. Wow. Cosa abbiamo trovato? Posta, quercia e olmo, spada e pugnale. Ah, spada e pugnale, quindi abbiamo sbloccato un oggetto per l'elfa. Devo dire che io veramente sto trovando tantissimi oggetti per l'elfa e per Kruber. È una cosa veramente... ma tantissime. Sto praticamente trovando roba quasi solo per loro. Vabbè. Torniamo di nuovo alla locanda. Siamo una... Vabbè, sono... le 9.36.
Io farei ancora la prossima missione, magari sfora leggermente sulle 10, ma va bene. I cannoni Rattling danneggiano chiunque si trovi tra loro e il loro bersaglio. E boh, direi. Allora qua abbiamo il lorebook. Che cosa abbiamo sbloccato del lorebook? Mondo. Nazioni. Kislev. Ah, è proprio Kislev, un pezzo così. Cos'è il Kislev? Ok. Tilea, Estalia, Telloren, Dwarven Realm. Ecco una cosa che secondo. Ecco appunto, l'unica, magari ecco, critica, ecco appunto, questo, ovviamente me l'ero dimenticato, è che la localizzazione in italiano pecca. Perché ci sono certe cose proprio che magari sono leggermente sbagliate, proprio a livello di scrittura in italiano. Alcune cose, poche, perché comunque sono poche, meno male. Però ci sono proprio parti che non ci sono, nel senso tutto il lorebook non c'è in italiano. Cioè, capisco che il lorebook, anche se nella versione PS4 è una cosa base del gioco, non è un DLC. Per PC era stato messo come DLC gratuito. Qui mi pare che sia stato inserito fin dall'inizio nel gioco. Però letteralmente tutto il lorebook, tutto il libro in cui si scopre la lore dell'ambientazione generale, non c'è in italiano. Ed è un grosso peccato perché comunque il resto del gioco in italiano c'è. È tutto in italiano. Però vai sul lorebook, boh, tutto in inglese. Che per carità, per me, come per tantissimi altri, non è un problema, eh. Però ovviamente in un gioco che è localizzato in italiano, avere un pezzo che non c'è in italiano stona veramente tanto. We can't get Non. I've turned to smugglers for a little help and they, in Ecco, e turn, appunto, questa need è yours. effettivamente l'unica critica che per ora muoverei su questo gioco. Una localizzazione in italiano che pecca su certi aspetti. Ah, tra l'altro rimane quel giocatore, ok? Rimane, cioè nel senso. Ok. E boh, per me noi possiamo avviare, nel senso. Hank Moody, a quanto I've got pare, ci some smugglers accompagnerà bringing in ancora. supplies, food, gunpowder, all the necessities. They daren't move through the city proper, and I can't say I blame them. So, we're going to steal a trick from the Skaven. We're going underground to clear them a Ed ecco che path appunto through the sewers. dobbiamo andare nelle fogne. Andiamo nelle fogne e boh. Dobbiamo aprire un varco, dobbiamo aprire una rotta in modo che dei contrabbandieri possano far passare dei materiali che probabilmente potrebbero anche essere utili a noi in un momento successivo. Una cosa che veramente non ho capito è, se fai These troppo sewers will be rumore thick o with ti their pests. avvicini, i The nemici rare noteranno la tua sewers presenza. Che go unnored. però non è che dici siamo in un gioco stealth. Non dobbiamo farci notare. Cioè, siamo in un gioco in cui comunque Healing andiamo ed draught, ammazziamo don't tutti. squander it. Non è un problema, cioè. Se ci notano, muoiono. Non è una roba per cui. Non è un Metal Gear. Non devo fare le operazioni di spionaggio. Devo andare a prenderli a spadate o palle di fuoco. Non c'è. L'assassino stealth. Tra l'altro io veramente non vedo l'ora tra l'altro di farvi vedere come funziona. Cos'è sta cosa blu? No, serio, che cos'è? È tipo designato un nemico? Non lo so, non l'ho mai potuto fare. Non so cosa sia.
Meno male. Un assassino, l'unico assassino buono è un assassino morto. Chi? Attenzione perché c'è un altro. Ah, ok, era qualcuno che era stato preso dall'assassino, ok. Meno male. Tra l'altro qua il nano non c'è, ma c'è Kruber appunto. Siamo beccati Kruber di nuovo. Ah, dicevo che non vedo l'ora tra l'altro di farvi vedere come funziona Victor Salspire, perché le doppie pistole sono una cosa a dir poco bellissima. Perché poter tenere R2 premuto e poi sparare proprio a pam 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 a raffica con doppia pistola è pura magia, cioè, è un piacere per gli occhi. Oddio, questo tunnel. Sto tornando indietro? Non lo so. Hank Moody, guidami, che sono stupido. Dead end, definitely. Ok, di qua, perché secondo me è di qua. Ah, ok, non cambiavo letteralmente una mazza perché comunque con quel tunnel arrivavo sempre lì. Ok. Oddio! No! Amici! Ma questo è un buon momento per usare la parte. Qua devo scendere e basta. Cioè, molto. Serio, non capisco perché alcuni ratti d'assalto me li mette con questa aura blu lampeggiante. Non mi era mai successo. Non so se sia letteralmente lui, questo giocatore che sta marcando un nemico. Non ne ho veramente idea. Adesso si vede un po' il bastone, che non mi pare di averlo usato prima. Ok, io stavo usando un po' troppo. Devo veramente dosarlo, proprio perché, ad esempio, appunto, con questi ratti d'assalto è bene usare il... Mentre con i ratti normali è buona cosa usare la spada. E bisogna un po' valutare, è questione di giocarci e imparare. Qua. Pratica. D'altronde, ragazzi, io veramente sto facendo... Posso notare veramente... Poche volte io noto veramente quando io miglioro a giocare in un gioco. Perché nel senso, io lo gioco e boh... Non noto veramente un miglioramento. Okay. Invece con... Attenzione! No! Lascio stare il mio amico Victor Vittorio Salsospiro, che io dico che si traduce così. Secondo me è così. Dicevo che... Poche volte io noto magari in maniera evidente che sono migliorato in un gioco. Però adesso recentemente giocando a Destiny 2 io facendo partite ad azzardo, se avete minimamente presente come funzioni Destiny 2, io letteralmente facendo pratica in una modalità azzardo sono passato dall'essere un mezzo nabbo ad essere uno schifoso individuo che è sempre primo in classifica in ogni partita. Infatti, ad esempio, effettivamente adesso non mi dispiacerebbe portare in maniera secondaria, in live, in anche giochi appunto di questo tipo. Specialmente tipo in Destiny, che essendoci un'impresa che richiede tipo 500 uccisioni con un fucile automatico, 100 multi uccisioni con un fucile automatico, 150 bersagli forti e 40 partite.
Diciamo che il tempo per migliorare ne hai. Lui sta trasportando un barile dove? Ah così, ecco appunto, ad esempio io non so ancora usare in maniera tattica i barili. Questo giocatore invece sì. Poi, più o meno sì, perché l'ha fatto esplodere e non ha ucciso nessuno, però. Però effettivamente io non, ancora non saprei, tipo, l'occasione. Se me lo trovo davanti. Ci fosse ad esempio magari una massa di gente adesso che arriva, allora si prende a spadate il barile. Non so che in che modo prenderlo a spadate debba voglia dire accenderlo, però vabbè. Andiamo. Questo baule, cosa ci riserverà? Okay, sì. Cosa di decente c'è? Qui c'è una pozione della velocità che dovrei usarla più spesso, perché la pozione della velocità veramente è lo schifo. Cioè, la usi veramente, un mitragliatore diventi. Questi razzi d'assalto magari è il caso di piantarli in fuoco, non andarci a spadate. Anche qui. Spegniamoci. Look to the shadows. If you see beady eyes in them, just fire. Ok, questi facevano come nulla. William, you don't pierce the armor. Go for the head. One less gas rat. Ok. Globardiere è andato. Ah, si sta unendo. Oh, guarda, si sta unendo un altro giocatore. Ci cambierà il personaggio? No, usa Kruber. Come diavolo si chiama? Memellir. Sa più di nome di per uno che usa l'elfo, ma vabbè. Memellir. Diavolo di nome. Si aggiunge a. Si aggiunge la partita, va bene. Mi fa piacere. Qua. E non abbiamo. Salve, sorsi guaritori. Sì. Lo prendo al posto dei rifornimenti, che è buonissima cosa. Ma vedi che è palesemente per segnalare un oggetto, perché neanche l'oggetto è segnalato così, quindi. Non so come si segnali per un oggetto in un punto. Vabbè. Te calmi, Mi sto prendendo una marea di mazzate. Ok. Io potrei fare la brutta persona e fare questa cosa. Poi prendermi l'altro. Ok. Possiamo scendere, direi. Sigmar Schlöse. Ok, fino a Strasse potevo intuire che in tedesco volesse dire strada e Markt mercato, ma Schlöse non so minimamente cosa sia. Salve. Anche lei qui? No, lei la prende a bucate. Quello è un nemico. Non mi serve la palla di fuoco. Quella si può. E muore. That's it. Make the rat tails pay.
Bisogna comunque dire che come gioco non è sicuramente facile, perché comunque se non giochi un minimo decente, di mazzate te ne becchi veramente tante. Che poi, non so, se il giocatore mi segna, ok, segnala i ratti d'assalto, non è che tutta questa grande segnalazione, cioè, va bene, lo vedi. Che succede? Ah, oh, oh, oh! Via! Ecco appunto, adesso ad esempio c'è la sovraccarico, ma usiamo la spada e boom, cioè, direi che va bene. Tanto c'ho una mano infuocatissima. Vedi appunto adesso il sovraccarico è passato. Però è anche il momento di curarmi perché altrimenti cado. Oh, sti ratti! Mannaggia loro! No. Perché a quanto ho capito, sti saccarat, quelli che hanno un sacco in mano, ma danno soldi se li uccidi. Ah, vedi? Abbiamo sbloccato il dado bottino. L'abbiamo ucciso e quindi abbiamo... Oddio, aspetta. Cioè... No! Aiuto! Aiutate me adesso però. Grazie. Perfetto. Ok. Cioè quello letteralmente si è girato, ha visto un soldato imperiale che era venuto a uccidermi tutti e boh, ha fatto niente, ha detto ah, ok. Salve, buongiorno. Un po' tardo, Saliamo. Raggiungi la carrozza di Olesia. Hermannstrasse. Olesia, tra l'altro, sono un po' curioso di capire meglio chi sia. E anche qua, boh, abbiamo finito. Vittoria. Pagina del libro dei segreti. Ha dei segreti? Aspetta, non ho notato prima se... Due segreti o l'orbook? Vabbè, vediamo. Cosa posso sbloccare? Ah, beh, varie cose, Vediamo. 4! Attenzione! Oggetto non blu, ma comunque sempre verde, però... Una balestra. Una balestra per chi? Balestra templare. Il templare mi pare sia comunque Kruber. Mio Dio. Kruber, basta sbloccare oggetti solo per te. Io esco dal gruppo. Vuoi davvero abbandonare la partita attuale? Mi dispiace, signori... Ermellir, come diavolo si dice il tuo Merilli o Merelli, come diavolo era, e il signor Hank Moody 616, eravate dei bravi giocatori, ma la live, diciamo che non adesso, non inizio una nuova missione perché mancano 10 minuti alle 10, se per mantenere l'orario più o meno è inutile iniziare una nuova. E comunque mi sto divertendo veramente molto in questo gioco, ho detto, a parte l'unica critica che posso muovere riguardo alla localizzazione italiana a livello puramente di gioco, nel senso per come è stato concepito dagli sviluppatori, poi la localizzazione è una cosa
a mio parere poi secondaria, una cosa che viene dopo, ma come gioco, tecnicamente è buonissimo. Io ad esempio non ho neanche incontrato un vero bug, perché prima magari ci ho fatto una battuta sopra, ma quello era un semplice errore di compenetrazione, non era bug veramente per cui non funzionasse qualcosa. Io non ho letteralmente incontrato niente. Come meccaniche il gioco è validissimo, io veramente ho solo da complimentarmi questo gioco, a parte la localizzazione. Trovo che la Fat Shark, e poi tra l'altro non è neanche un gioco AAA, perché un conto me lo potevo aspettare magari Space Marine, gioco della THQ, della ormai defunta THQ classica, però lì è un gioco effettivamente da una casa produttrice molto famosa, una casa produttrice grande, dalla Fat Shark, che è una casa produttrice indie, che, ma chi se la caca sostanzialmente, prima di Vermintide, chi se la cacava la Fat Shark? Invece qua io sto vedendo un lavoro della Madonna. Cioè, più di quanto mi potesse aspettare, anche solo a livello di fondi, perché comunque, per quanto magari una casa produttrice abbia tutta la buona volontà di Dio, un gioco può tranquillamente avere mille idee buonissime, ma magari la qualità di un gioco è anche ovviamente limitata dai fondi che hai. Invece io qua non so da casa produttrice indie che sono, hanno, con quei fondi che hanno avuto, hanno prodotto una piccola perla. E come ad esempio io trovo che stia abbastanza facendo un po' la Focus Home Interactive con Battlefield Gothic. Quello vabbè, purtroppo non posso portarlo perché su PC non è fattibile, ma quindi sì, devo dire che in generale il gioco mi sta piacendo tantissimo. Sotto veramente tanti aspetti. E prossima settimana sicuramente continueremo questo. Andremo avanti in questa campagna, che comunque non abbiamo neanche ancora finito l'atto 1. In questo gioco ci sono tre atti, almeno nel gioco base ci sono tre atti. Manca, mi pare, due missioni, mi pare, alla fine dell'atto 1. Poi vabbè, stasera abbiamo avuto la sfiga che una volta la prima missione fallisse, però diciamo che se va tutto bene, generalmente, ad esempio, a stasera avremmo potuto anche fare la missione dopo. Altrimenti, dico, se va tutto bene, non dovremmo metterci molto a finire il gioco base. Anche le espansioni comunque sono della durata più o meno, a volte anche meno, di un atto ognuna. Quindi non sarà comunque un gioco lunghissimo. E poi passeremo al 2. E bom. Spero che vi sia piaciuta la serata. A me sicuramente farla e giocarla è piaciuto moltissimo. Non è uno di quei giochi che magari dici, lo porto perché voglio illustrarvelo, voglio mostrarvelo, ma magari lo faccio controvoglia perché magari il gioco non è così bello. È una questione di mostrarvi effettivamente che il gioco non è così valido. Invece no, in questo caso il gioco è veramente pregevole. Quindi, l'orario prossimo mercoledì è sempre lo stesso, sempre alle 20, Vermintide, si continua l'atto 1 e molto probabilmente si sfonderà nell'atto 2. Vedremo quale eroe usare, magari userò Kruber, dato che sto veramente avendo 7 milioni di equipaggiamenti solo per lui, quanto pare esiste solo lui come eroe importante. E boh, continueremo. Come al solito, magari seguite il canale, iscrivetevi, almeno potete avere anche le notifiche di quando vado in live, che magari non vedete la notizia, però l'orario è sempre quello. E boh, al prossimo mercoledì. Ora vedete tutto nero, semplicemente perché sto andando nel menu. Boh, alla prossima. Spero vi sia piaciuto tutto. Addio.